che si basa sulla logica. Quando il colore lampa, c'è qualcuno che lo donerà. Perché a tutti a volte capita di avere una necessità. E donare quindi è boomerang. Torna indietro bene che si fa. Siamo nello spazio infinito, tra il 459esimo buco nero e la galassia XZ422. Ed è qui che oggi un astronauta terrestre vivrà un'avventura che cambierà la storia. Per mille alieni, mi è finito il carburante, non avevo previsto un viaggio così lungo. Devo tentare un atterraggio d'emergenza, speriamo bene. Che cos'è? Si distruggerà? Sarà una stella cadente! E ciò che cade ci fa male! Ma è tutta colorata! Non può essere una stella cadente! Se siamo fortunati, è qualcosa di molto brutto! Wow! Che bello! Se non fossimo gli abitanti di un pianeta triste, sarei quasi felice di vederti! Ma... dove sono finito? Sei nel pianeta di Melanconic. Benvenuto, che cosa ti porta qua? Cerchi la noia. Se è così, sono il posto giusto. Ho finito il carburante e ho dovuto tentare un atterraggio d'emergenza. Potremmo aiutarti noi, se non succede niente di tremendo prima. Che bello, com'è luminosa la tua astronave. Come ti chiami? Da dove vieni? Finalmente un ospite colorato. Sono certo che il tuo pianeta deve essere stupendo. Come sarebbe bello se anche il nostro mondo fosse così. Wow. Domani troveremo il modo di farti ripartire. Ma intanto ti ospiterò in casa mia per stasera. Qui da noi la notte è così buia che il nero sembra bianco. Dai, seguimi. Allora buonanotte. Speriamo di non passarla in nero! Già, anche io sono di umore più grigio del solito. Sento come se mi mancasse qualcosa. Ti capisco, amico! Ti capisco e come! So che può sembrare incredibile, ma stanotte tutti gli alieni di Melanconic stanno facendo lo stesso sogno. Un mondo colorato, luminoso, dove tutti si sentono felici. E nel sonno gli abitanti di Melanconic stanno facendo qualcosa che non hanno mai fatto in tutta la loro grigia vita. Stanno sorridendo. Sentite, sentite con le vostre orecchie. Tra poco potrai ripartire, amico mio. Non vedo l'ora e non dimenticherò mai il vostro altruismo. Ci ha fatto molto piacere conoscerti. Non ci dimenticheremo mai di te! Grazie. Senza il vostro aiuto non sarei mai più tornato dalla mia famiglia. Perché siete così tristi? Ho detto qualcosa di sbagliato? No, anzi, fino a prima del tuo arrivo, questa era la nostra espressione normale. In un pianeta grigio non si può essere felici e noi siamo tristi dalla nascita. Ma poi sei arrivato tu. E stanotte tutti noi abbiamo fatto sogni colorati. Tu ci hai donato il buon umore. Già, ecco perché siamo di nuovo tristi. Perché oltre ad un nuovo amico, ora perdiamo tutta la luce che ci hai portato. Prendete questa, così vi ricorderete sempre di me. Grazie per questo dono, è bellissimo. Ciao! Ciao! Ciao. Buon viaggio!
L'universo è un posto strano. Ci sono tanti mondi e tante forme di vita. Ma c'è soprattutto una cosa che rende il cosmo un posto meraviglioso. È la voglia di fare del bene e di portare il sorriso. Sembra incredibile oggi, nell'anno 3017, che una volta esisteva l'egoismo. Ma quelli erano tempi bui. Non come oggi, dove si dona tutto. C'è chi dona tecnologia ai pianeti più sfortunati, chi dona il sangue a chi ne ha bisogno o chi dona i colori a chi vive in mezzo al grigio. Eh sì, il cosmo è proprio un bel posto in cui vivere. Nel cosmo c'è una regola che si basa sulla logica. Quando il colore la si sa, c'è qualcuno che lo donerà. Perché a tutti a volte capita di avere una necessità. E donare quindi è boomerang. Torna indietro bene che si fa.